Ambrogio Toffanin, maestro di cerimonia delle Lidi di Oglianico, oggi finalmente dopo 2 anni è stato fatto il primo passo verso la festa dei 40 anni. Grazie, troppo gentili, finalmente sì. Prima giornata, la presentazione della 40ª rievocazione storica. È 2 anni che aspettiamo veramente questo momento, per noi importantissimo. 2 anni che siamo stati fermi, ma siamo stati solo parcheggiati, ma con il caricabatterie collegato, perché siamo prontissimi e carichissimi per fare una 40ª edizione spettacolare. Tra l'altro oggi, appunto, per questo che è stato il primo passo importante, tra l'altro anche un'inaugurazione altrettanto importante, perché è stato diciamo così regalato non solo alla Proloco e a Oglianico uno dei simboli di questa festa. Certo, questo è stato un dono all'intera comunità, per la quale siamo veramente grati alla famiglia Penevidari, perché la taverna, quella che noi regolarmente utilizziamo in tutte le edizioni come la taverna della Badia, è ancora l'unica cellula veramente conservata esistente all'interno del ricetto originale, ed è stata donata alla Proloco e quindi all'intera comunità grazie alla famiglia Penevidari, e questo per noi è veramente l'appropriarci di un pezzettino del nostro ricetto, è fondamentale e importantissimo. Tra l'altro, anche sempre per quanto riguarda sia la storia dei Lidi, ma anche per la cultura di Oglianico e di quella che è questa importantissima manifestazione, c'è anche una mostra che sarà a disposizione di chi vorrà, diciamo così, scoprire ciò che sono le Lidi di Oglianico nella storia. Certo, abbiamo voluto, per festeggiare questi 40 anni, raccogliere in un opuscolo una pubblicazione elencando tutti quelli che sono stati i personaggi in questi 40 anni di rievocazione, ed anche molte immagini di quelli che sono i punti salienti, principali, che hanno caratterizzato le Lidi di Oglianico. E per noi è molto bello, significativo. All'interno della mostra abbiamo ingigantito queste pagine, e quindi durante tutte le giornate della rievocazione chi ne ha piacere può visitare la mostra e quindi vedere tutto quello che è contenuto nella pubblicazione, ed eventualmente anche acquistarsi come ricordo la pubblicazione. Infine, giustamente, ricordiamo a grandi linee quelle che sono le date e gli appuntamenti che aspetteranno tutti per il 40ª. Certo, la prima giornata sarà domenica 1 maggio con la presentazione dei personaggi e il gran galà fra i rioni, e poi passeremo alla cena medievale di venerdì 6 maggio, e poi il sabato con Recettum, questa bellissima serata tutti in costume all'interno del Recetto, e ci sarà la possibilità chiaramente sempre di mangiare o a Casa Gilda o qui all'interno del Recetto, serate animate da giocolieri, musici e quant'altro, per poi concludere nella domenica 8 maggio con la sagra che partirà proprio dal mattino. Per tutta la giornata ci saranno eventi, personaggi, gruppi ospiti, messer chef nella piazza. Comunque sarà una giornata dove tutto il paese sarà calato nel Medioevo, e ci sarà la possibilità di rivivere veramente una festa medievale ad Oglianico. Grazie ancora di cuore a tutti, e vi aspettiamo ad Oglianico. Grazie.